Bene, bene, ciao a tutti. 5 passi per farti trattare come priorità, non come opzione. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati vicino al tastino iscriviti. E poi selezioni l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo al tema. 5 passi per farti trattare come priorità, non come opzione. Allora, molte malgascione tendono a farsi trattare come un optional, un'opzione. Cioè, lui non è che ti dà la sua disponibilità di tempo, le sue attenzioni, no, non fa una mazza praticamente, soltanto quando diciamo gli va, ti cerca e ti offre poi anche poca roba, insomma, ti offre, che ne so, il parcheggio del cimitero, niente di più. Quindi devi cercare di evitare di finire in queste situazioni e farti trattare come una priorità. Priorità vuol dire che essere al primo posto nella sua vita o comunque tra i primi posti nella sua vita. Per fare questo, ci sono delle cose che puoi fare. La prima cosa che puoi fare è quella di fare, dare un nome alla situazione, nominalizzazione. È molto importante questo, cioè lui non può non definire, perché anche la definizione a livello logico-razionale è importante. Allora, un conto è se ti tratta come una regina, come una moglie, una fidanzata e poi non te lo dice. Questo è un altro discorso. Ma ci sono quelli che neanche prendono in considerazione il fatto. Quindi tu non devi darla. Se lui non ti dice siamo fidanzati, è ovvio che ci devono essere tutte le, diciamo, le ufficializzazioni del caso. A meno che tu non ti vuoi vivere, diciamo, una storia tanto per fartelo buttare un po' dentro, allora lì è un altro discorso. Se ti va bene quello, non c'è nessun problema. Se invece vuoi essere una priorità, devi far sì che venga ufficializzata la cosa. E se non si ufficializza, amen. Come dire, il mondo è pieno di persone, siamo quasi 8 miliardi. E quindi diciamo siamo pieni di persone e questo è un punto fondamentale comunque da prendere in considerazione, è diciamo evidente tutto questo. Per cui è fondamentale ufficializzare, non sembra, ma è fondamentale. Se non lo fai, ripeto, amen, metti dei vincoli. Poi, la seconda cosa, nell'ambito della relazione ci deve essere sempre uno scambio equo, perlomeno. E spesso molte malgascione accettano, diciamo, di non essere in una relazione in cui c'è uno scambio equo. Magari loro danno anche per l'altra persona, e questo è il grave errore che ha creato Dante con l'amor che nulla amata, amar perdona. Non basta amare per essere amati, anzi, spesso se ami non vieni riamato, ottieni esattamente il contrario, che l'altro, se tu ami, se ne fotte assolutamente. Questo è un dato di fatto, no? Quindi è come andare a comprare il pane, no? Tu vai a comprare il pane, gli dai 1 euro e ti aspetti però in cambio la pagnotta. Se il panettiere non ti dà la pagnotta, non è che tu il giorno dopo vai di nuovo dal panettiere, gli dai 1 euro e basta, e non ti prendi nessuna pagnotta. La pagnotta devi averla e quindi vale anche per te, cioè quindi devi subito allontanare, sanzionare con abbandono e rifiuto chi non ti dà in cambio nulla. Terzo punto che credo che sia basilare, fondamentale,
Beh, esibisci la concorrenza, cioè non è che lui deve essere il solo. Quindi la preselezione, non mi stancherò mai di dirlo, è un meccanismo che funziona bene, genera anche delle triadi che si manifestano all'interno delle persone e quindi questo è un punto fondamentale, veramente molto importante, imparare a gestire gli antagonisti, a gestire la concorrenza, è molto importante, fondamentale. Se tu riesci a gestire queste situazioni, otterrai dei grandi risultati, quindi la preselezione, quindi creati dei profili social che siano intriganti, che siano interessanti, che siano socialmente attraenti, diciamo così, in modo tale che otterrai un grande risultato, otterrai il risultato che si genereranno degli antagonisti, perché se tu appari, diciamo, nel modo giusto, otterrai comunque il fatto di poter essere, diciamo, come possiamo dire, al centro dell'attenzione, percepirai di perderti perché ci sono altri uomini che sono fortemente interessati a te, altri uomini che ti desiderano. E questo è un punto fondamentale. Un'altra cosa che tu devi fare se lui non ti dà le cose che tu desideri è semplice, come dire. Devi metterlo tu all'ultimo posto delle tue priorità e andare con altri uomini, e uscire con altri uomini. E quando poi ti cercherà per portarti al parcheggio del cimitero, dirà: no, guarda, stasera già non invito a cena, faremo un'altra volta. Non devi chiedere, perché alla fine chi chiede è perdente. E bisogna imparare ad affrontare le difficoltà da questo punto di vista, perché se tu non fai qualche atto di coraggio, sarai sempre succube, sarai sempre, diciamo, all'ultimo posto nelle sue priorità. E d'altra parte, gli atti di coraggio sono fondamentali, bisogna affrontare le difficoltà. Se la spina ti spaventa, non meriti neanche di avere il fiore, quindi devi imparare, diciamo, a mettere anche dei vincoli, vedere se lui è disposto a pungersi le dita con la spina, perché questa è un'altra cosa fondamentale, mettere vincoli. E deve fare delle cose nell'idea di magari portarti a letto, tenere delle cose, quindi metti delle spine. Se le spine lo spaventano, le condizioni lo spaventano, non merita neanche il fiore. Cioè, vuole dartela, ti deve invitare fuori un weekend a Parigi, per dire. Se non ti invita, amen, cazzi suoi, ci vai con un altro. Questo è un concetto fondamentale. E poi l'ultimo passo è quello di, come dire, somministrare rifiuti abbandono. Se la persona non ti dà quello che vuoi, non deve aver paura di somministrare rifiuti abbandono, di battere in ritirata, scappare, ghostarlo. E questo è un altro punto che ritengo fondamentale se tu vuoi conquistare, sedurre, far innamorare e soprattutto essere trattata come una priorità. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo inoltre di iscriverti al canale. Iscrivendoti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo inoltre che sul canale è possibile abbonarsi.